Salve Enrica a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Anton99 e oggi siamo qui finalmente di nuovo a parlare di Palermo e nello specifico parliamo del calciomercato che sta facendo il Palermo. Voglio partire da quattro nomi che sono stati menzionati, ovvero Fulignati, Carissoni, Van de Putte e Rocco Vata. Questi quattro nomi saranno menzionati in questo video cercando di fare chiarezza per quanto riguarda quanto c'è di vero realmente in questo calciomercato del Palermo. Ma prima di continuare, ragazzi, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche. In descrizione troverete ovviamente il sito, come al solito, di Calcio Shop per chi eventualmente volesse utilizzare il sito per comprare qualche maglietta, e potete utilizzare ovviamente anche il mio codice sconto. E poi ovviamente in descrizione troverete anche tutti i miei social per eventualmente seguirmi. Detto ciò, possiamo anche iniziare. Partiamo dall'ultimo nome che si è fatto ultimamente, ovvero di Andrea Fulignati, che andrebbe a occupare la lista delle bandiere tra virgolette di questo Palermo, che sarebbe ovviamente utile soprattutto per le liste. Andrea Fulignati del Catanzaro potrebbe andare al Palermo, che per lui sarebbe appunto un ritorno, dato che lui a Palermo c'è già stato. Ci potrebbe essere uno scambio col Catanzaro più Conguaglio. Questa è una notizia che ha riportato anche Gianluca Di Marzio. Secondo me potrebbe essere anche un'ottima idea, poi bisogna vedere se eventualmente Fulignati ha intenzione di fare il secondo portiere, quindi da fare da Chioccia a un portiere come Sebastian Desplanches, che in teoria quest'anno dovrebbe essere lanciato come titolare, però l'idea non mi dispiacerebbe. Per quanto mi riguarda la porta, per me potrebbe anche rimanere tranquillamente Pigliacelli, anche se sul giocatore ci sono anche tracce ad esempio del Bari, però al momento si sta trattando anche con il Catanzaro. Adesso vedremo da qui a inizio luglio, come vi dicevo, per le prime ufficialità. Per quanto mi riguarda, secondo me, dico, la retroguardia difensiva non deve essere curata, ovviamente sto parlando per i portieri, bisogna puntare di più sulla difesa. E a proposito di difensori, un altro nome che è uscito fuori, stavolta ovviamente da tutto Mercato Web, da parte di Alessio Alaimo. Sulla fascia destra si sta trattando invece per Carissoni, terzino destro del Cittadella, non più giovanissimo, c'ha 27 anni, che tuttavia però conosce bene la categoria. Non sarà lui ovviamente il titolare qualora dovesse arrivare questo giocatore, come ha riportato Alessio Alaimo di tutto Mercato Web, però sarebbe un ottimo elemento sulla fascia destra come alternativa a Diakité. Secondo me potrebbe essere un ottimo giocatore. Poi è chiaro che la retroguardia difensiva dovrebbe essere migliorata soprattutto nei centrali di difesa, però sarebbe anche un altro giocatore che potrebbe fare al caso del Palermo, soprattutto perché l'ho visto giocare qualche volta col Cittadella e mi sembra un giocatore soprattutto dall'ottima gamba, dall'ottima corsa. Poi, se c'è un'altra operazione che ha riportato Alessio Alaimo di tutto Mercato Web, è quello di Van de Putte, che si aggira, diciamo, la cifra intorno ai 4 milioni di euro, ma potrebbe rientrare all'interno di questo acquisto eventuale del Palermo, quindi sempre in casa Catanzaro, una contropartita che potrebbe essere uno tra Di Mariano e Soleri. Sappiamo ormai che i due giocatori, anche se fanno parte ancora del Palermo, potrebbero non rientrare più nei piani di Alessio Dionisi, il che potrebbe esserci l'opportunità per uno dei due giocatori di trovare più spazio eventualmente nel Catanzaro, più l'eventuale conguaglio che il Palermo andrebbe a fare al Catanzaro. In questo caso stiamo parlando di un esterno offensivo, uno che comunque ti sa puntare l'uomo. E in quel caso il Palermo, secondo me, andrebbe a fare un ottimo upgrade per quanto riguarda la fase offensiva. Certo che manca quel giocatore che ti va a puntare sempre l'avversario, quel giocatore che ti va a fornire gli assist e soprattutto che ti è in salute, anche perché io sono un fan di Van de Putte dai tempi della Serie C. È un giocatore che a me è sempre piaciuto tantissimo, il giocatore belga, e se dovesse arrivare a Palermo, secondo me è un ottimo elemento. Poi, ultima notizia riguardo a Sky Sport News: si parla di questo albanese naturalmente irlandese, ovvero Rocco Vata, attaccante del Celtic, che starebbe in teoria cercando di prendere Morgan De Sanctis, e quindi si andrebbe a fare un po' di scouting all'estero. È un giocatore classe 2005, come vi dicevo prima, è di proprietà della squadra scozzese del Celtic. Al giocatore a breve gli scadrà il contratto, potrebbe venire a Palermo a parametro zero, e quindi è un'idea non tanto improbabile per quanto riguarda l'arrivo a Palermo. È un giocatore che secondo me potrebbe essere un ottimo elemento per il Palermo.
Certo, è un 2005, quindi sarebbe in teoria una scommessa, però ha già un suo perché. Di questo giocatore se ne parla un gran bene, ha già giocato con il Celtic B, la seconda squadra del Celtic, ha iniziato a esordire anche nella prima squadra, ha fatto anche un gol, quindi è un giocatore che ha un'ottima personalità. Ho visto anche qualche video riguardo a questo giocatore, che poi ovviamente non significa, se vedi 2-3 video in automatico è un ottimo giocatore, è un top player assoluto, però soprattutto per quanto riguarda le scommesse che potrebbe esplodere nelle mani di Alessio Dionisi. Sappiamo bene che Alessio Dionisi coi giovani ci sa fare, bisogna vedere poi se l'operato di Dionisi qua a Palermo sarà positivo o negativo. Ovviamente prima di giungere a conclusioni affrettate bisogna farlo lavorare, però potrebbe essere un altro elemento importante. Attenzione, non significa che se il Palermo dovesse acquistare tantissimi giovani in automatico dovrebbe essere una cosa negativa, secondo me potrebbe essere anche una cosa fondamentale, una cosa importantissima, perché non scordiamoci come è salito il Frosinone 2 anni fa, non ci scordiamo che l'anno scorso e anche 2 anni fa il Palermo ha avuto anche grandissimi giocatori in teoria, in termini di nomi, in termini di esperienze in Serie A, in Serie B, e che hanno deluso le aspettative. Quindi perché non puntare per forza di cose sui giovani? Poi magari fare un mix tra giovani ed esperti sarebbe anche ottimo, staremo a vedere. Intanto questi sono i primi nomi di mercato, ci sono stati tantissimi nomi che ho visto in questi ultimi giorni, ma ho analizzato più in profondità le notizie riguardo a questi giocatori. Nello specifico vi ho menzionato proprio questi quattro perché potrebbero essere delle fonti attendibili, delle fonti magari quasi ufficiali. Sappiamo sempre che Di Marzio, tutto mercato web, comunque con Alessio Laimo sono sempre arrivate delle notizie positive, con delle trattative vere, ovviamente comprovate, e bisogna vedere se magari anche solo uno di questi quattro giocatori arriverà a Palermo. Io spero che possa arrivare nello specifico anche un difensore, perché noi ne abbiamo bisogno, perché nella nostra retroguardia abbiamo tanto da lavorare, e speriamo bene, perché potrebbe essere l'anno giusto, potrebbero essere gli acquisti giusti per un mercato dove ancora non abbiamo tantissime certezze, ma che se dovessero arrivare già dei primi nomi più o meno importanti ma anche interessanti, potrebbero magari a partire da questa stagione essere degli elementi importanti, essere degli elementi che magari su cui noi stessi tifosi non puntavamo e che poi in realtà si sono rivelati fondamentali al fine di fare un'ottima stagione in questa Serie B. Voi fatemi sapere la vostra, signori, che cosa ne pensate. Noi ci becchiamo come sempre ad un prossimo video, e sempre Forza Palermo!